Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video dei caschi dei piloti Ferrari. Oggi facciamo quello del nostro fisico, un pezzo molto bello che dovevamo assolutamente mettere in collezione. Come sempre ve l'avevo già annunciato sui miei social che vi lascio qui sotto, mi raccomando andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola, molto importante se volete prendere soltanto qualche numero nello specifico. Allora, i più attenti di voi si saranno resi conto che ho saltato il casco di Schumacher 2004, quello di Monza. Purtroppo non mi è arrivato. Io raga ho sentito puzza di bruciato quando è arrivato quello di Alonso e molti di voi mi hanno scritto: Visio, guarda che a me è arrivato anche quello di Schumacher insieme. Nella mia edicola non è successo, infatti oggi è arrivato il numero nuovo e magicamente non c'era quello di Schumacher. Stiamo cercando di recuperarlo insieme al mio edicolante, stiamo cercando di mettere mano sull'arretrato, spero di riuscirci presto, ma ragazzi in qualche modo dovrò fare perché assolutamente lo devo mettere in collezione. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dei caschi di piloti Ferrari, dove potete trovare tutti quanti gli altri numeri che abbiamo fatto, mentre qui sotto vi lascio il mio gruppo Telegram Visio TV Modellismo, importantissimo perché lo uso per avvisarvi sempre su tutte le novità che escono in edicola, su tutto quello che riguarda questo mondo, le curiosità, quindi mi raccomando, venitevi ad unire. Ok, ci possiamo spostare sotto e intanto ci andiamo a scoprire il casco del fisico. Ok ragazzi, pronti via. Oggi siamo veramente pronti per andare a fare un'altra bellissima doppietta con il nostro fisico, che alla fine del video vi faccio vedere. Giancarlo Fisichella sulla Ferrari F60, l'uscita numero 63. Andiamoci a guardare il prossimo numero. Sarà il casco di Charles Leclerc, Gran Premio di Francia. Ragazzi, in Gran Premio è andato malissimo, ma il casco è proprio bellissimo. Ovviamente lo prendo, anche se devo ammettere, speriamo di recuperare prima quello di Schumacher che mi manca. Allora, casco del fisico che sicuramente andrà completato con i barcode. Effettivamente potete lasciarlo anche così, nel senso si vede che manca qualcosa, però all'effettivo non è proprio disturbante. Insomma, non è un casco, per farvi capire, come quello di Prost, che quando mancano le decals praticamente è un casco vuoto. Però diciamo che i barcode ci possono stare anche bene, soprattutto se volete fare riferimento al Gran Premio di Monza, che seppur non andrò bene per il fisico, fece un nono posto e un quattordicesimo posto in qualifica. Però di sicuro, insomma, sarebbe iconico realizzare quel giorno. Qui abbiamo un'altra immagine della nostra Ferrari e qui è il nostro fisico che comunque continua a guidare per la Ferrari nel campionato GT, nel mondiale WEC. Quindi insomma ragazzi, uno nato veramente per correre. Allora andiamo a scoprire il casco, speriamo sia stato fatto bene. Mi ricordo che nel 2009 andò a sostituire Luca Badoer, che a sua volta aveva sostituito Felipe Massa, vi ricorderete, per il bruttissimo incidente con quale Massa per poco non perse la vita con la molla che gli andò a sbattere direttamente sul casco. Questa è la Ferrari che purtroppo quell'anno non era un granché effettivamente come auto. Comunque, Giancarlo Fisichella, nato a Roma, in Italia, il 14 gennaio del 1973. Nella season 2009 partecipò a 17 Gran Premi, con un secondo posto, una pole position, 8 punti, per la 15ª posizione nella classifica generale. Allora, eccoci qui con il casco del nostro Giancarlone Fisichella. Ragazzi, è sicuramente molto bello, ma quanto ci manca un pilota italiano sulla Ferrari? Effettivamente adesso sono proprio tanti tanti anni. Devo dirvi, il casco mi piace moltissimo, guardate che bella questa guarnizione sulla parte alta della visiera. Come detto ragazzi, mancano i barcode, diciamo che sul mento e i puntini sopra la visiera sono la parte più visibile, no? Si vede che c'è qualcosa che manca. Effettivamente invece diciamo che sulla calotta superiore ci possiamo stare, bellissimo questo splash di verde, bianco e rosso, sicuramente un casco spettacolare. Qui abbiamo anche la firma del nostro fisico su logo Ferrari, fa sempre il suo effetto. Allora, devo dirvi, non è un casco che mi dispiace in questo stato, però effettivamente secondo me andarci a aggiungere le decals potrebbe valorizzare di più il tutto, quindi molto probabilmente le andrò ad acquistare e ci faremo un nuovo episodio del Time to Decals. Poi fatemi sapere che intenzioni avete voi, insomma, se anche a voi venendo l'idea di completarlo con le decals. Perfetto ragazzi, questo è il casco del nostro Giancarlo Fisichella, vi ho parlato di una splendida doppietta ed effettivamente eccola qua con la Ferrari F60 2009
Giancarlo Fisichella. Raga, scusate se poco, sicuramente no, fanno un bellissimo effetto. Sapete che queste doppiette mi fanno impazzire. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere la vostra, se avete realizzato anche voi questo 1-2 del fisico, commentino qui sotto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le uscite. Se questo video è piaciuto lasciate un like verde, bianco e rosso come questo bellissimo casco di Fisichella. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto, se l'avete preso anche voi, se avete intenzione di metterci il barcode, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero, che spero sarà il recupero di Schumacher 2004. Vediamo un attimino, poi comunque con questo casco nello specifico ci rivedremo, perché molto probabilmente, come vi ho detto, andremo ad attaccare i barcode. Qui da Visio e dal casco di Giancarlo Fisichella è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.